Edoardo Galli, annuncio improvviso del papà pochi minuti fa. Dopo una settimana, adesso è. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. È passata quasi una settimana dall'improvvisa sparizione del giovane 17enne Edoardo Galli. Invece di recarsi a scuola come al solito, ha preso un treno diretto a Milano, perdendosi poi nel nulla. I genitori, Alessandro e Natalia, sono sconcertati da questo gesto inspiegabile del loro figlio, descritto come un ragazzo profondo e maturo per la sua età, che riflette molto sulle cose e non ha mai mostrato segni di disagio. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa un'ipotesi scioccante sul possibile motivo di questa fuga. Il padre, Alessandro, ha rivelato al Corriere della Sera che Edoardo potrebbe essere stato influenzato dagli eventi in Ucraina e dai viaggi frequenti in Russia per visitare i nonni. «Non mi stupirebbe se avesse cercato di varcare i confini dell'Italia», ha dichiarato il padre, escludendo però l'adesione a gruppi combattenti, essendo il ragazzo un pacifista convinto. Quest'ipotesi è avvalorata dal fatto che Edoardo aveva effettuato ricerche sul computer riguardanti la sopravvivenza in alta quota senza acqua o cibo e che si fosse preparato con un sacco a pelo per l'avventura. Anche a scuola sembrava non ci fossero segnali evidenti di problemi, poiché Edoardo era considerato uno studente modello. Mentre l'ansia dei genitori cresce, essi rivolgono un appello disperato al loro cucciolo, pregandolo di tornare a casa. «Ti aspettiamo, non è successo nulla», implorano. Ma cosa ha spinto veramente Edoardo a compiere questo gesto estremo? Cosa nasconde il suo viaggio a Milano? Voi cosa ne pensate?